Rubin, scuola Juve, è un ragazzo su cui ci abbiamo proprio prestato tutte le nostre attenzioni in questo inizio di campagna di trasferimenti. Riteniamo che sia all'altezza della situazione, cioè della nostra necessità che abbiamo in questo momento. Ho già seguito quest'inverno la primavera della Juve, avevo visto il torneo di Viareggio, ho visto qualche partita di campionato anche se non ne ha giocato moltissime, però mi sembrava un elemento per quello che risultava noi con le nuove esigenze del nuovo allenatore, il ragazzo giusto. Fortunatamente le buone conoscenze che abbiamo alla Juve hanno fatto sì che siamo riusciti a prenderlo. E speriamo che ci dia una mano per fare il meglio dell'andata. Sono Gianluca Rubin, quasi 20 anni. Il mio ruolo è difensore centrale, adattabile anche a sinistra. Ho fatto tutta la trafila del settore giovanile della Juventus, 10 anni. Quest'anno sono andato a Sudtirol, ma non ho trovato spazio. Spero di riuscire a farlo nel miglior modo possibile qui con la maglia del Mantova. Condizione fisica com'è, visto che insomma, hai giocato poco quest'anno? Buona, nel senso che non ho mai avuto infortuni e robe varie. Magari i minuti nelle gambe non saranno moltissimi, però è una cosa su cui bisognerà lavorare. Cosa ti ha portato qui a Mantova? Chi o che cosa ti ha portato qui? Cioè, che cosa ti ha convinto, diciamo? Beh, l'idea era di trovare una sistemazione diversa dopo l'esperienza positiva perché mi ha insegnato sicuramente qualcosa, ma inserito nel mondo del calcio dei grandi, diciamo. Però negativa nel senso che non avendo giocato mai quasi, solo in Coppa Italia, per un ragazzo giovane penso sia importante giocare. Poi il mio procuratore ha lavorato per questo, abbiamo avuto questa opportunità e considerando Mantova una piazza importante abbiamo preso il volo. Ti ha lasciato l'esperienza nella Juve, per la tua crescita, è stato importante. L'esperienza nella Juve te ne rendi conto poi quando esci, nel senso che ci si rende conto di essere stati molto fortunati. Ragazzi magari che fanno domande su giocatori della prima squadra, che per noi che ci convivevamo assieme era quasi normale, però uscendo da lì ci si rende conto della fortuna che si è avuto, ma soprattutto è stato importante perché ti permette di esprimerti quasi ai massimi livelli del calcio giovanile, diciamo, perché si incontrano squadre al vertice del calcio italiano. E niente, penso sia stata una fortuna che non tutti hanno avuto, che porterò con me sempre. Di Mantova cosa conosci? Di Mantova io mi sono documentato ultimamente, nel senso che quando ho saputo che c'era la possibilità di venire qui, ho visitato un po' il sito, guardando un po' le classifiche, le partite, inteso come risultati. Poi mi hanno parlato tutti, anche il direttore del Sud Tirol, di una piazza importante, con una tifoseria esigente, diciamo così. E quindi come diciamo, l'ideale per formarsi anche dal punto di vista caratteriale. E quindi tra Sudtirol, Juventus, procuratore, tutti erano concordi con scegliere Mantova. Hai qualche giocatore di riferimento, qualche modello, magari un giocatore che tu hai conosciuto? Di giocatori che ho conosciuto, posso parlare della Juve, a me piaceva molto Barzagli. Però non mi rispecchia anche per caratteristiche fisiche, lui ha un fisico un po' diverso dal mio. Quindi
Quindi per il ruolo di difensore centrale io non è che mi rivedo in lui, però penso che sia l'esempio da seguire come gioco, che Cannavaro chiaramente, nonostante il fisico non imponente, riusciva a fare meglio di altri quel ruolo, quindi penso che sia un esempio da seguire.